Un perdigiorno che si aggrappa per gioco a un tubo del gas, condotta che cede e che riversa decine di metri cubi di metano sulle abitazioni e lungo tutto via Toniolo. Tragedia sfiorata poco dopo mezzogiorno di oggi nel cuore di Treviso, con i residenti ancora frastornati. Vado in sala, avevo lasciato le finestre per cambiare aria e sento una puzza, dico ma che strana, cos'è questa roba qua? Dopo siamo usciti e scendendo le scale, arrivati giù da basso, si sentiva tutto. Poi nel frattempo qualcuno di là si è accorto e si sentiva di più, hanno detto che hanno chiamato i vigili e adesso siamo qui che stiamo aspettando di capire se ci lasciano ritornare in casa. Oltre una cinquantina i cittadini fatti evacuare in tutta fretta dai vigili del fuoco che intervengono in pochissimi minuti dalla telefonata della proprietaria di questo locale che scappa lasciando tutto così. Infatti dalla densità del metano presente sarebbe bastata anche solo la scintilla di quest'auto in carica a far esplodere tutto. Una fuga di gas di queste proporzioni poteva avere delle conseguenze abbastanza gravi. L'intervento nostro con l'intercettazione immediata della perdita e l'evacuazione parziale dello stabile dei negozi ai piani terra sicuramente ha contribuito ad evitare che le cose andassero per il peggio. Senta, inevitabile il ricordo della butangas? Eh sì. Cioè, quando sentiamo che ci chiamano per fuga gas, alla mente ritornano sempre quegli episodi. Oltre alle abitazioni, i pompieri hanno fatto sgomberare immediatamente tutta la camera di commercio, tra lo sbigottimento e l'incredulità dei dipendenti. Non dipende da noi. Non dipende. No, so, ma voi siete i camerieri, hanno fatto tutti quanti con le camere di commercio. I vigili del fuoco ci hanno fatto evacuare. Ma avevate sentito odore di gas voi? Abbiamo ricevuto da chi di nostro dovere l'ordine di evacuazione. Cittadini ancora increduli anche un'ora dopo, al momento del rientro dopo lo scampato pericolo. Sì, bene, grazie a Dio abbiamo un efficiente servizio, ci ha bloccato immediatamente, quindi grazie a loro. Come vi siete accorti, sono arrivati i pompieri, insomma? Sì, guardi, noi siamo usciti stavo uscendo da una stanza per andare nell'anticamera, mi sono sentito un odore incredibile di gas, ho detto a lui, ma c'è l'odore di gas fortissimo. Poi siamo venuti giù perché dovevamo andare a fare la spesa, come abbiamo aperto la porta lì, un odore qui nella via, proprio, e allora lì abbiamo capito, poi loro erano subito presenti, ci hanno detto bloccato tutto e via. Nessuno però vuole commentare il gesto sconsiderato che ha causato tutto, mentre il tubo sta ancora lì con le impronte dell'autore ben in vista. Sui 30 anni, assiduo frequentatore di giardinetti, pare già noto alle forze dell'ordine, si è letteralmente appeso alla condotta per poi darsi alla fuga una volta causato il danno. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità le immagini di questa telecamera già nel fascicolo aperto dalla procura che ha disposto anche il sequestro del tubo e la perizia sulle impronte digitali.